Quest'oggi, per non ripeterci, vorrei sottolineare tre aspetti del messaggio di Mauro Biglino. Sentivo in un suo filmato che lui diceva: io non so se Dio c'è o non c'è, non lo conosco, non mi interessa. Non so neppure se è vero quello che io dico sugli Elohim, in qualche modo. Ma parto dal presupposto che la Bibbia, come altri testi dell'Antico Oriente, ci raccontino delle storie vere. Quindi, anche se io non lo so se sono vere o non sono vere, io parto dal presupposto, faccio finta, ecco, lui usa questa espressione, faccio finta che siano vere. Cioè, in qualche modo, io sono responsabile di dirvi quello che il testo dice, e poi che sia vero o non vero è affare vostro, insomma. Scegliete voi. Comunque, lui dice: io metodologicamente do fiducia al testo, esamino il testo così com'è. Intenzione lodevole, ma io credo che lui la disattenda a piene mani. Un'altra sua affermazione è che lui dice di volere liberare il testo biblico da tutte le sovrastrutture improprie dovute alla teologia e alla storia della Chiesa. E l'unico modo per poterlo fare di riportare il testo alla sua essenza vera, originale, è quello di tradurre letteralmente. Che poi bisognerebbe che qualcuno mi spiegasse cosa vuole dire tradurre letteralmente. Ecco, mi sembra che lì sia una falla, perché in realtà ogni traduttore è anche un interprete, ed essendo un interprete deve cercare di dare senso in base a quelli che sono i suoi punti di riferimento, quindi è un pochino difficile. E vedremo se comunque anche questo tradurre letteralmente si realizza nella sua opera. E poi una terza affermazione è che lui rimprovera gli altri di tradurre il testo biblico estrapolando dei concetti che risulterebbero completamente diversi se esaminati nel loro contesto. Quindi lui dice, praticamente lui pretende di interpretare il testo biblico, le parole, le frasi del testo biblico in base al contesto biblico. Io credo che lui non ci dica qui la verità, probabilmente non se ne rende conto. Allora parto proprio da quest'ultimo punto, riferendomi ad un video di Biglino in cui in una conferenza rimprovera Papa Bergoglio, ecco, io spero di non sbagliarmi su qualche nome, sono comunque un alto prelato della Chiesa Cattolica, mi sembra Bergoglio, Francesco. Papa Francesco, che avrebbe citato la Bibbia e in modo particolare il Salmo 136 per dire che Dio è un Dio estremamente buono. E in un libro che lui ha scritto ripete per più volte, in base a questo salmo, Dio è amore eterno, mettiamo Dio amore eterno è bontà, non importa la parola, importa il concetto. Ecco, lui dice, Papa Bergoglio praticamente non dice questa parola, ma il senso è quello, non è onesto, non è corretto, perché lui estrapola dal Salmo 136 quelle parole dimenticando tutto il resto. Allora io sono andato subito a prendere la mia Bibbia e sono andato a studiarmi il Salmo 136 per vedere qual era l'eresia del Papa. Eccolo qua. Ecco, allora lui cita del Papa molto liberamente i primi versi dove dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Dice: no, non è vero.
Perché se leggesse tutto il Salmo, e lui lì lo legge, vedrebbe che questo Elohim è un assassino, altro che buono. Wow. E difatti lui legge i versi, noi leggiamo dal verso 10, da dove ha cominciato a leggere lui. Il Salmo 136 effettivamente dice: lui è l'Elohim, è colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti, cioè ammazzò i figli degli egiziani. Ai tempi di Mosè. Ai tempi di Mosè. Perché la sua bontà dura in eterno. Cioè è una bontà che fa ammazzare i figli di un intero popolo. E fece uscire Israele in mezzo a loro perché la sua bontà dura in eterno. Ma questo mi sembra, non ricordo se l'ha letto. Con mano potente e con braccio teso, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che divise il Mar Rosso in due parti, perché la sua bontà dura in eterno, e fece passare Israele in mezzo ad esso, perché la sua bontà dura in eterno, e travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché la sua bontà dura in eterno e continua, no? Cioè praticamente dice: questo Dio, la cui bontà è eterna e lodata, è uno che ammazza la gente. E lui dice: i salmi sono un libro di guerra, sono un libro di guerra. Questo Salmo 136 ne è prova. Ecco, quindi se noi contestualizziamo il testo sull'amore eterno di Dio, vediamo che acquista un significato totalmente diverso, totalmente diverso. Allora, io sono d'accordo con il dottor Biglino che bisogna contestualizzare e non si può leggere questo salmo per dire che Dio è bontà eterna in assoluto. Il testo chiaramente vede Dio dal punto di vista degli israeliti. Per Israele Dio è stato un Dio di una bontà infinita. Quindi non vuole dire che Dio è buono per tutti, secondo questa lettura, ma è buono per Israele. Un pochino come, che so, Hitler avesse fatto una cosa gentile per la mia bisnonna, io potrei dire Hitler è una persona gentile. Ha ammazzato milioni di persone, ma è una persona gentile perché ha offerto un garofano, una rosa, una margheritina alla mia bisnonna, no? Cioè sarebbe da vedere in un contesto di interesse di parte. Io posso anche accettare questo, però quello che il dottor Mauro Biglino rimprovera al Papa, io lo rimprovero a lui. Perché lui non tiene affatto conto di tutto il contesto del Salmo. E non lo fa in due ambiti. Il primo è che lui non considera l'azione che questo Elohim, per me Dio, ha fatto contro gli egiziani e contro gli altri popoli, come oppressori, schiavisti ed assassini del popolo di Israele. Cioè non tiene conto della storia a cui questo salmo si riferisce, di questa famiglia di Giacobbe che era andato in Egitto per beneficiato da uno dei suoi figli, da Giuseppe, no? Che lo aveva salvato dalla catastrofe. Va lì per trovare rifugio e dopo un po' di generazioni, dopo poco tempo, si ritrovano ad essere schiavizzati con gli egiziani che vogliono ammazzare i loro figli, che chiedono alle levatrici di soffocare i figli maschi, che riducono in schiavitù, privandolo della dignità e della libertà umana, un'intera nazione. E questo popolo schiavizzato e oppresso si rivolge e grida per aiuto a Dio, e Dio che ascolta risponde liberando.
No. E comunque la schiavitù è una schiavitù che dura diversi centinaia di anni, dura, quindi non è una cosa... secoli. Ecco. Cioè, qui Dio non è l'assassino, Dio è il giustiziere, che è una cosa completamente diversa, indipendentemente da come poi noi giudichiamo la questione. È un pochino come se il dottor Biglino dicesse che gli americani e gli inglesi che hanno combattuto contro l'esercito nazista fosse stato un esercito di assassini perché hanno ammazzato delle persone, perché hanno bombardato delle città. Ecco, sarebbe un travisamento del senso della storia. Io personalmente sono contro la guerra, contro la violenza, credo che il Dio della Bibbia sia un Dio contro la violenza, ma ci sono situazioni in cui per combattere la violenza bisogna prendere posizione, e posizione anche forte. Dio questo lo ha fatto. Accusare Dio di essere un assassino significa di non capire assolutamente il senso di quello che si sta leggendo. Il secondo motivo per cui lui non tiene conto del contesto lo vediamo subito dopo un brano musicale. E voglio se il dottor Biglino, invece di fermarsi, lui che dice che bisogna tenere conto del contesto, di prendere solo i testi dove si parla dell'opera giudiziale e guerriera di Dio contro gli oppressori di Israele, avesse letto la conclusione del Salmo, avrebbe potuto contestualizzare meglio. Io l'ho già detto, ma lo leggo. Vediamo come finisce il Salmo. Leggo al verso 23. Dio è colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi, perché la sua bontà dura in eterno. Ci ha liberati dai nostri nemici, che non erano nemici con cui stava facendo una guerra, era la persona caduta a terra che gli altri prendono a calci. Cioè, ha reagito Dio ad un atto di prepotenza ingiustificato, di violenza ingiustificato contro un'intera nazione. Cioè, i nemici erano quelli che ti volevano mandare nelle camere a gas, in qualche modo. Colui che dà il cibo a ogni creatura, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Dio del cielo, perché la sua bontà dura in eterno. Allora, vediamo qui come il Salmo si conclude uscendo dal particolarismo della storia di Israele per fare dell'intervento di Dio a favore di Israele l'esempio di come Dio sia il Dio dell'amore verso tutti i popoli. Cioè, dal campo ristretto di Israele si passa all'Iddio del cielo, quindi all'Iddio della terra, all'Iddio che riscatta gli umili, che difende i miseri. È questo che Dio ha fatto per Israele. Dio, lo stesso Dio, è disposto a farlo per tutti i popoli e per tutte le persone. Quindi non è vero che questo Dio, come dice Biglino, questo Elohim, è un Dio guerriero contro altri popoli sottoposti ad altri Elohim guerrieri a gara tra di loro. Mamma no. Questo Dio di Israele è il Dio del cielo, cioè il Dio dell'universo. E qui andiamo al secondo contesto di cui lui non tiene conto, perché non ha letto questo testo e non ha letto altri versi nel Salmo 136 che invece io ora leggo e che lui non ha letto e quindi non ha tenuto di questo contesto del Salmo. Verso 3. Celebrate il Signore dei Signori perché la sua bontà dura in eterno. Colui che solo opera grandi prodigi perché la sua bontà dura in eterno. Attenzione, qui il Salmo sta dicendo che questo Elohim, che per
dottor Biglino è uno dei tanti Elohim, mentre nella fede di Israele, in questo salmo, è l'unico Elohim capace di fare grandi prodigi, perché gli altri Elohim non esistono nella visione del salmo e di tutta la Bibbia. Colui, a verso 5, che ha fatto con sapienza i cieli, perché la sua bontà dura in eterno. E io chiedo al dottor Biglino, lei che dice di far finta che la Bibbia dica cose vere, crede nella testimonianza di questo salmo che lei cita per dire che questo Dio è un Dio guerriero e che i salmi sono un libro di guerra? Crede in questa affermazione che questo Elohim ha fatto i cieli e la terra? Lei non ci crede. E quindi la smetta di dire che crede in quello che il testo biblico dice, perché lei non ci crede affatto. Colui, il testo continua, che ha steso la terra sopra le acque, colui che ha fatto i grandi luminari, il sole per regnare sul giorno e la luna e le stelle per regnare sulla notte. Lei questi versi non li ha letti, dottor Biglino. E se lei rimprovera il Papa, che non ha nulla a che fare con me, perché come è noto noi non siamo cattolici ma evangelici e avventisti, quindi non stiamo difendendo una persona ma difendiamo chiunque venga accusato ingiustamente, lei che si appella alla lettura del contesto per smentire la visione del Papa, perché lei non tiene conto del contesto che va chiaramente contro la sua visione della realtà come descritta nella Bibbia? Allora continuiamo il percorso con Pronto Soccorso Biblico. Abbiamo visto che le puntate sono puntate abbastanza seguite su Facebook. Hanno suscitato parecchie reazioni. Reazioni, interesse, a volte anche delle riflessioni, delle domande, a volte magari dei commenti che potrebbero essere anche evitati, però ecco, evidentemente la lingua batte dove dente duole, non lo so Giovanni, che dice? Ci sono diversi commenti, diverse persone comunque che hanno seguito. E non so se volevi dire qualcosa. No, sono abituato a peggio. In fondo i nostri interlocutori sono stati di una accettabile cortesia. Oh, ok, allora noi vorremmo, come avevamo già promesso qualche settimana fa, rispondere a qualche domanda che ci è pervenuta dai nostri ascoltatori, e quindi partiamo da una domanda che un po' racchiude anche altre domande di questo genere. Quindi noi prendiamo in considerazione la domanda di Simona, ma in realtà altre persone si pongono, anche se magari forse in forma diversa, però lo stesso quesito, e vado un attimino ecco su Telegram per leggere la domanda. Allora Simona chiedeva: mi faccio una domanda, Dio non poteva trovare un altro modo meno crudele per far giustizia al popolo di Israele? Perché praticamente ha agito con la stessa crudeltà degli egiziani. Si parlava appunto della liberazione del popolo, no? Dall'Egitto, quindi il modo di la reazione, comunque l'intervento di Dio poteva essere diverso rispetto a quello che invece è stato utilizzato e che noi leggiamo attraverso le pagine poi della Genesi, dell'Esodo più che altro, ecco, per quanto riguarda ecco, il popolo di Israele e l'Egitto, dell'Esodo. Sì, io confesso che il problema della violenza nella Bibbia, in modo particolare nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, ha suscitato problemi interrogativi in me stesso fin da quando ero ragazzo. È un tema al quale sono appassionato e che ho trattato moltissime volte in comunità avventiste e anche al di fuori della Chiesa avventista. In genere io dedico a questo tema da un minimo di un'ora e mezza a un massimo di 2 giorni. Beh, lo spazio l'abbiamo. Sì, in 2 o 3 anni forse riusciremo. E lo dico non perché io abbia molto da dire, ma perché ci sono molti aspetti della questione che dovrebbero essere esaminati con tranquillità per comprendere bene. Allora, noi partivamo in queste riflessioni dall'accusa del dottor Biglino al Dio biblico, che poi per lui non è il nostro Dio, ma sono gli extraterrestri di cui la Bibbia parlerebbe,
definendoli assassini. E mi ha stupito che dei sostenitori del dottor Biglino abbiano criticato me per dire che questo Dio è buono, il Dio biblico è buono, mentre non si rendevano conto che stavano criticando proprio il dottor Biglino, perché è lui che dice che il Dio biblico è un Dio assassino. L'argomento non era il carattere di Dio, l'argomento di questa ultima puntata che abbiamo di una penultima era sul salmo, di cui aveva parlato è il salmo 136, in cui il salmo ripetutamente dice che Dio è buono e parla di una bontà verso Israele contro gli egiziani e contro dei nemici di Israele, anche attraverso gesti di estrema forza che noi potremmo definire violenti. E dottor Biglino, per rinnegare l'Iddio della fede cristiana ed ebraica, dice questo Dio in realtà è un Dio malvagio, è un Dio assassino. Io non credo che il Dio della Bibbia sia un Dio assassino. Ma l'argomento era se il dottor Biglino applicava corretti metodi di comprensione del testo biblico. Il dottor Biglino afferma ripetutamente che la Bibbia bisogna leggerla letteralmente e che bisogna contestualizzarla. Lui invece non la legge affatto letteralmente, in modo plateale smentisce se stesso, e nell'esame del Salmo 136 non tiene conto del contesto e delle intenzioni dello scrittore. Questo era l'argomento in discussione. Ora io noto che su Facebook nessuno di quelli che è intervenuto per criticare quello che ho detto ha affrontato questo problema metodologico. Evidentemente a loro non interessa il metodo con cui leggiamo la Bibbia. Interessa avere soltanto sostegno, non importa come, a quelli che sono già i loro presupposti o preconcetti. Noi invitiamo a riflettere con maggiore obiettività. Personalmente io mi rendo conto che la Bibbia presta il fianco a delle perplessità, perlomeno, e se vogliamo anche a delle critiche. Però io credo che la Bibbia sia un libro onesto che ci racconti la storia così com'era di questo rapporto straordinario fra il Dio biblico e il suo popolo e quindi anche me, e che lo faccia senza nasconderci nulla. E questa storia, come tutte le storie, è una storia complessa e non ci si può fermare solo su un episodio per spiegare tutto, per comprendere tutto e per giudicare tutto. Questo sarebbe un atteggiamento non onesto, non intelligente, non razionale, non corretto. Noi non possiamo, lo ripeto anche questa volta, fare dei nostri presupposti o di un singolo aspetto il letto di Procuste sul quale sacrificare tutto quello che non ci piace. Ecco, nella Bibbia l'Apostolo Paolo, ad esempio, insegna con estrema insistenza che noi siamo salvati non attraverso la legge ma attraverso la grazia. E questa affermazione correttissima, giustissima dell'Apostolo Paolo viene però usata per parlare contro la legge e contro la nostra responsabilità nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Si usa un singolo aspetto, una singola frase, decontestualizzandola per fare dire solo che a noi piace. È come guardare le stelle del cielo e prendere in considerazione tra le migliaia di stelle che ci appaiono solo quelle due o tre che ci consentono di tracciare una figura che a noi piace e dire il cielo è solamente questo. Ma questo lo si fa ignorando tutto il resto. Noi come cristiani avventisti del settimo giorno prendiamo la Bibbia sul serio e la prendiamo sul serio tutta.
noi non ci sentiamo autorizzati a tagliare dalla Bibbia ciò che non corrisponde ai nostri presupposti. Noi prendiamo dalla Bibbia l'amore di Dio e prendiamo anche la sua severità. Noi prendiamo la sua misericordia e prendiamo anche la sua giustizia. Noi prendiamo la grazia e prendiamo la legge. Noi prendiamo la speranza di un mondo nuovo, migliore, che Dio ci sta preparando, ma prendiamo anche sul serio l'invito che Dio ci fa ad operare nel nostro presente secondo i principi dell'onestà, della verità e della giustizia. La Bibbia o la si prende tutta o non vale più nulla. Se noi la Bibbia non la prendiamo tutta sul serio, cercando di comprenderla naturalmente, allora ci ritroviamo di fronte a un Dio falso, a un idolo che noi ci costruiamo, ma è l'opera delle nostre mani, anche se costruito con emozioni e con parole, ma non è l'Iddio della verità. Ci costruiamo il Dio dei filosofi, ma non ci costruiamo, non adoriamo il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè l'Iddio che opera nella storia concreta della vita. E qui vorrei, prima poi di rispondere direttamente alla domanda, invitare il nostro Emanuele a leggere un testo biblico tratto dal libro dell'Esodo. È Mosè che chiede a Dio di mostrarglisi, di farsi conoscere così com'è, ma Dio gli risponde in modo inaspettato. Siamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 33, al verso 18. Mosè disse... Disse a Dio, certamente. Ti prego, fammi vedere la tua gloria. E il Signore gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te. Farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. E disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedere Dio e vivere. E il Signore disse ancora, ecco qui il luogo vicino a me. Bene, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Ecco, confesso che questa preghiera di Mosè, Signore, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere il tuo volto, fammi vedere chi tu sei. È una preghiera che anch'io ho fatto, con altre parole, migliaia di volte. Io conosco Dio attraverso la testimonianza delle Sacre Scritture, ma confesso che non mi basta. Io Dio lo vorrei vedere faccia a faccia. Però questo Dio dice a Mosè e dice anche a me, tu non puoi vedere il mio volto, che non è una questione fisica. Io sfido qui dottor Biglino a interpretare letteralmente. C'è più o meno bello brutto. Sì, cioè, non ti faccio vedere il mio volto, ma ti faccio vedere la mia schiena. E che vuol dire? Il volto di Dio era così brutto che non si poteva vedere, mentre la schiena si può vedere. No, qui il volto rappresenta, il volto è quello che esprime la nostra personalità. È come dire, e quindi Dio dicendo tu non puoi vedere il mio volto vuole dire tu non puoi veramente capire chi io sono. Però ti faccio vedere qualcosa di me. Ecco, noi ci troviamo nella Bibbia di fronte a questi due elementi. E siamo chiamati ad accettarli tutte e due, ad accoglierle tutte e due. Alcuni vorrebbero dirci, no, Dio non si può conoscere in assoluto. È la posizione radicale della negazione della rivelazione di Dio. E quegli altri che dicono, no, di Dio noi dobbiamo conoscere tutto e capire tutto. Anche questa è una posizione radicale. Ecco, qui Dio si presenta in una realtà complessa e ci invita ad accogliere la complessità della realtà di Dio. E questa complessità la possiamo cogliere in modo speciale proprio nel problema
del rapporto di Dio con il bene e con il male, con la nostra storia, che è a sua volta ancora più complicata di Dio, più complessa di Dio. E quindi io invito i nostri amici, sia quelli che disprezzano il Dio biblico e la Bibbia, sia quelli che amano la Bibbia e il Dio di cui parla, ma che non riescono a comprenderlo, di comprendere questa complessità, il che ci vuol dire non possiamo capire tutto. Però una cosa questo Dio ci dice, che al di là delle manifestazioni complesse di Dio, a volte per noi incomprensibili, Dio si presenta come il Dio della bontà e della misericordia. Anche se questa bontà e questa misericordia si esprimono a volte in modo molto dolorosi e in modi molto forti. Il testo della storia che segue proprio ci invita a percepire in Dio due aspetti. Sto cercando al capitolo 34, magari Emanuele tu, sì. Ecco al verso 6, il modo in cui Dio si presenta, al verso 6 sì. E verso 7. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Ecco, è un testo dove ci sono molti aspetti sì. dell'azione di Dio. E questo aspetto, come quello del Dio che punisce iniquità dei padri e suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione, è certo un testo che ci sconvolge. Però... e noi abbiamo il dovere di comprenderlo. Però, anche se non possiamo fare adesso questo, noi non possiamo ignorare il fatto che al di sopra della punizione fino alla terza e alla quarta generazione c'è questo Dio che mantiene la sua misericordia fino alla millesima generazione. Esatto. Cioè il punire fino alla terza e alla quarta deve essere inserito in un costante comunque atteggiamento di misericordia di Dio, anche quindi verso coloro che hanno fatto del male, un male che si ripercuote poi in vari modi sulla loro discendenza. Posso dire una cosa? Prego. Perché appunto riferimento all'Antico Testamento, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, c'è un altro testo in cui, questo va nella Genesi, quando Dio parla ad Abramo facendogli vedere quello che sarà la terra promessa e dice: però questa terra non sarà ancora vostra, passeranno circa 400 anni, quando diciamo la malvagità nostra è arrivata al culmine. Questo fa comprendere che Dio, nonostante quelle popolazioni fossero malvagie, diede ulteriore tempo, e quindi anche il fatto di sentire poi di un Dio che liberava il popolo dall'Egitto per poter portare alla conversione, cioè diede ancora ulteriori 400 anni perché queste popolazioni potessero, ecco, redimersi dalla loro malvagità. È il segno di questa pazienza di Dio. Ecco, ora ci rimangono proprio pochi minuti per affrontare il tema, visto che ho speso tutto il tempo per le premesse. Allora, noi rimaniamo colpito sul fatto che in Egitto Dio faccia morire i primogeniti degli egiziani per costringere gli egiziani a liberare Israele. E qualcuno mi ha chiesto su Facebook: ma anche gli egiziani non erano figli di Dio? E io dico sì, ma anche lì Dio ha mostrato la sua pazienza, perché Dio non voleva arrivare alla morte dei primogeniti. Dio ha cominciato a cercare di convincere il faraone, la sua corte, questo popolo, facendo all'inizio dei giochetti di prestigio, potremmo dire, a manifestare in modo quasi giocoso la sua potenza. Ma il faraone ha respinto questo. E poi ha cominciato con altre le piaghe, le famose piaghe d'Egitto, che all'inizio sono puramente dimostrativi per dire: guardate che qui voi avete a che fare non con un uomo, ma avete a che fare con un Dio che è il sovrano dei cieli e della terra, colui che gestisce la natura, quella natura che voi fate dipendere dai vostri dei.
In realtà i vostri dei non possono nulla contro questa natura, i vostri dei sono falsi, e così è falso il potere che voi fondate sui vostri dei. Credete nel Dio vero e accettate di essere un popolo non violento, un popolo giusto, e questo popolo ha respinto Dio, per 9 volte ha respinto l'appello non violento di Dio, e alla fine Dio non ha altro modo in quel contesto o di continuare a lasciargli distruggere un popolo innocente e oppresso, o di dire basta, in modo che loro capissero. E nella mentalità di allora, come nella nostra mentalità, ma per loro era ancora più forte, allora io ti punisco in ciò che tu hai più caro. Non faccio morire tutto il popolo, ma colpisco al cuore il senso della vostra vita attraverso i primogeniti. Quindi alla morte dei primogeniti in Egitto, che poi noi non sappiamo, perché noi poi qualcuno mi chiederebbe, ma anche i neonati? Beh, la Bibbia non parla di neonati. Qui probabilmente questi primogeniti che vengono messi a morte, che vengono fatti morire, sono corresponsabili del loro governo e del loro popolo. Sono loro che dovrebbero continuare quella generazione violenta. E quindi Dio, colpendo i primogeniti, colpisce proprio, come dicevo prima, il cuore del popolo. Non sono i primogeniti l'oggetto della punizione, ma è il popolo in quanto tale che viene punito. A noi potrebbe non piacere, anzi a me non piace, ma io credo che non sia piaciuto neppure a Dio, perché Dio amava quel popolo come ama tutti i popoli. Dio non è solo l'Iddio di Israele, ma è l'Iddio degli Assiri, degli Egiziani, dei Greci, dei Romani. E io immagino Dio che pianga. Nel Vangelo questo Dio si è incarnato in Gesù Cristo, e Gesù Cristo, preannunciando il disastro del popolo ebraico, si dice che piange su Gerusalemme. Ecco, io sto pensando, parlo da teologo, ma vorrei entrare nella vita concreta, ma proprio nei nostri giorni noi abbiamo esempi di persone estremamente buone che uccidono le persone che amano e vivono questa esperienza come una autodistruzione di se stessi. Ci sono genitori che hanno ucciso i figli per evitare loro sofferenze maggiori. Ci sono genitori che hanno ucciso i loro figli perché non avevano altro modo per impedirgli di fare male ad altri. Non sto parlando di teorie teologiche, sto parlando dei drammi della nostra vita, in cui non è sempre, in questa vita, nella nostra storia concreta, che è la storia in cui Dio agisce e in cui noi agiamo, in cui il senso della giustizia porta alle lacrime, non solo per chi la subisce, ma per chi la esercita. Il Dio biblico in cui io credo è un Dio che piange quando deve punire i violenti, ma certo non è un Dio indifferente, è il Dio della misericordia e della pietà, ma che non può tenere il colpevole per innocente. Non è il Dio di Aristotele, il Dio impassibile, è un Dio che ama e che soffre a vedere i suoi figli soffrire. Deve dire basta in qualche modo, e prima che possa dire basta nella prospettiva dell'eternità, del suo regno in cui ognuno sarà giudicato per quello che è, il giudizio di Dio nella storia molte volte coinvolge tutti. Ci lasciamo con queste parole, ammettendo anche che non tutto possiamo comprendere oggi, non conosciamo tutto quello che è successo, solo quello che di cui la Bibbia ci parla. Dio, e la Bibbia non poteva parlarci di tutto, quindi sicuramente ci sono degli aspetti che magari ci farebbero capire meglio. L'ha detto Gesù, lo ha detto. Quindi un giorno capiremo meglio, vedremo meglio, come dice l'Apostolo Paolo. Dico, ci ricordiamo quando Gesù si rivolse agli Apostoli dicendo, insomma, io vi parlo di cose terrestri, non capite e non credete. Cosa fareste se vi parlasse di cose celesti? Una cosa è certa: Mosè, dopo aver ascoltato quelle parole di Dio, si inginocchiò e adorò Dio. Adorò, esatto. Questo io faccio come credente in Gesù Cristo.